Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me. Over me and over you, stuck together with God's glue. It's gonna get stickier, Susan. Ora non bisogna difendere, non bisogna difendere, 6 secondi, non bisogna difendere, forza ragazzi, è nostro, 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 è nostro lo scudetto, Benetton, campione d'Italia, Benetton, campione d'Italia. Ci sono i 5 secondi con palla per Treviso, 3 punti da recuperare, 1 secondo, grande azione difensiva della Benetton, ora bisogna sparare una bomba, vediamo chi ci pensa. Nicolai da 3 punti, Nick, a segno Andrea Nicolai, overtime Andrea Nicolai, il miracolo di cui avevamo parlato. Per Verona e Williams ora ha 2 tiri liberi a 2 secondi e 49 centesimi alla fine, il primo va per Henry, 25 punti, 24 punti per iFly, ci riprova Henry, un punto di vantaggio, 2 secondi e qualcosa da giocare, segna Williams, 25 per lui, Iuzzolino ci proverà da metà campo, attenzione, non va, e la Benetton sbanca il palo Olimpia di Verona, esultanza per il pubblico bianco-verde e la Benetton con un'impresa. Così, nella maniera più incredibile, inizia il campionato della Benetton Basket,
che nonostante una prestagione non eccezionale, mette subito sul piatto della bilancia del torneo il suo grandissimo cuore. Sotto di 21 punti a metà ripresa vince all'overtime a Verona e da quel magico momento sarà una grande cavalcata trionfale, con i biancoverdi dalla prima all'ultima giornata in testa al 75esimo campionato italiano. Hello. Le prime 7 gare sono spettacolo puro per i tifosi della Benetton, esaltati in casa e in trasferta dai punteggi roboanti di Williams e compagni, per 3 volte di seguito, dalla quinta alla settima giornata, sopra i 100 punti contro Trieste, Cagiva al Palaverde e Pesaro nel bellissimo BPA Palace. Il campionato è avvertito, quest'anno la Benetton fa sul serio. Ora tenta l'alley-oop, ma sbaglia, Williams si vendica recuperando il pallone, poi Pittis da solo, dietro la schiena per Williams, incredibile, Ricky Pittis dietro la schiena per... La squadra di Mike D'Antoni, plasmata dal coach a sua immagine e somiglianza, risponde ad un semplice ma efficace marchio di fabbrica, intensità. È questa la parola che diventerà il tormentone della stagione biancoverde. Ed un esempio lampante è la zona press dopo i tiri liberi, che si trasforma ben presto in un incubo per gli avversari. Deve arrivare l'ottava giornata per registrare la prima sconfitta, in quella di Casalecchio, campo ormai stregato per la Benetton contro la Team System. Pur giocando male, sono solo 6 i punti che separano le due formazioni, segno che questa Benetton ha carattere da vendere, come dimostrerà sempre nel corso della stagione. Da lì alla fine dell'andata solo vittorie, a parte il passo falso di Pistoia, con 2 perle nelle vittorie casalinghe di misura contro la Stefanel Milano, campione in carica, e i rivali della Kinder Bologna. Ora invece sarà la volta di Davide Bonora con un punto di vantaggio a 18 secondi dalla fine a cercare di trasformare i tiri liberi. A segno Davide, 18 punti per lui. 18 punti per lui, che partita, come sempre, Treviso-Bologna, che partita. Bonora con il pallone, 18 secondi, più 2. E anche il secondo va, grande Davide, la freddezza, e lui si merita di essere il playmaker della nazionale. Prelevic, e Bonora, va Bonora, e Bonora, va a vincere la partita, Davide Bonora, va a vincere la partita, rubando palla a Bane Prelevic. Davide Bonora va a vincere la partita, trasformando i tiri liberi, rubando palla a Bane Prelevic. Da Pistoia in giù, la Benetton inanella 10 vittorie consecutive, un record. Ed ormai i 4 piccoli di Mike D'Antoni diventano una moda. Nessuno riesce ad evitare il ritmo indiavolato della squadra trevigiana, che scopre un Glenn Secunda da Carneade a miglior comunitario del campionato. Un Ricky Pittis che sembra la Dea Calì, con la sua presenza totale in campo impressionante in fase difensiva, un Davide Bonora tonico e responsabilizzato, per non parlare del duo Rebraccia Williams senza rivali in attacco e la panchina semplicemente devastante. Così si riesce anche ad assorbire l'assenza di Stefano Rusconi, che riesce a giocare soltanto 4 partite in tutta la regular season per un'operazione al tallone d'Achille. A cavallo tra gennaio e febbraio la Benetton impara anche a soffrire. Vince di un soffio a Varese, solo mezzo canestro di differenza le basta sia al Palaverde contro una Rinata Scavolini che a Forlì contro il Fanalino Montana. Ed anche la Team System Bologna viene battuta solo in volata. Ma nel mezzo ci sono le imprese di Corac, con i passivi rimontati in prestazioni memorabili al Palaverde contro la corazzata PAOK Salonicco e nel derby contro Roma. Il più è fatto, nemmeno per sogno. Arriva la doccia fredda in semifinale, dove l'Aris Salonicco, trascinata da un magnifico e per nulla esotico Mario Boni, fa il colpaccio vincendo di 4 in Grecia e limitando i danni al Palaverde, in una delle più incredibili e drammatiche partite mai giocate a Treviso. Negli ultimi 12 minuti più il supplementare succede di tutto. Si resta con un solo arbitro, il russo Davidov, dopo un infortunio del suo collega belga. E in un susseguirsi di errori, emozioni e colpi di scena, è l'Aris a passare il turno non senza polemiche. Attenzione, si fa male l'arbitro belga De Keyser. Incredibile al Palaverde. Non abbiamo capito se è un problema
distorta al ginocchio, se un colpo subito da un giocatore della Benetton che rientrava. Nell'avvio di questo secondo tempo era arrivata fino a meno 7, ricordiamo che ha avuto anche 17 punti di svantaggio nel primo tempo la Benetton. Ora però con un arbitro le cose si fanno abbastanza difficili, ma ovviamente la partita la si gioca ugualmente nel campo. La palla per Ortiz, ora raddoppiato Ortiz, non sembra aver perso intensità la Benetton, e ora 5 secondi per José Piculin Ortiz. 30 secondi, con una bomba si va in parità, arriva il blocco di Pittis, Henry Williams al tiro, da 3 ed è parità, attenzione però la palla ce l'ha Laris, 20 secondi da giocare, se Laris segna è qualificata, altrimenti si va all'overtime, ai supplementari. Attenzione, Siutis con la palla, Shackleford sotto controllo braccia, Shackleford chiuso in angolo, il tiro non va, si lotta a rimbalzo, Williams, un secondo, il tiro di Henry e non va, ed è supplementare. 2 minuti e 22, rivediamola l'azione, nettissimo tiro da due punti, nettissimo il tiro da due punti, lo vediamo anche dal replay, nettissimo il tiro da due punti. Ed è il fallo tecnico. Ancora Liadelli, se lo disturba la curva sud, ci prova. Segna però, Panayotis Liadellis, ci vuole una bomba. Glenn secondo, ora faranno fallo sicuramente i giocatori dell'Aris. Glenn fa saltare gli avversari, la palla per seconda, il tiro da tre punti, di tabella, non va. La Benetton accusa il colpo. Viene l'unica sconfitta in casa della regular season contro Reggio Calabria, poi quella fil di sirena contro Milano. Ma il finale è in discesa e regala ancora due soddisfazioni contro Pistoia e con l'importante secondo successo della storia al Paladozza contro la Kinder Bologna, che vuol dire vincere, anzi stravincere, la regular season con 20 vittorie e solo 4 sconfitte. Ben 10 sono i punti di vantaggio sulla seconda classificata, record di ogni epoca per il campionato italiano di basket. Una stagione intensissima dove si è giocato ogni 3 giorni, arriva la sempre temuta sosta prima dei quarti di finale play-off, dove la Benetton è costretta a più di 2 settimane di stop prima di affrontare la Polti Cantù. C'è un conto aperto con i Lombardi, autori dell'estromissione settembrina dalla Coppa Italia, e la Benetton, dopo una gara 1 in cui deve togliersi la ruggine della pausa, spazza via il totem Bailey e i suoi compagni con grande autorità grazie ad un netto 3-0. Il gioco è in controtendenza rispetto ai canoni dei play-off. Si corre a 1000 all'ora, altissimi punteggi e tanto, tanto spettacolo. In più, un'addizione importante per Mike D'Antoni, la scoperta di Dennis Marconato, al suo primo play-off già capace di diventare un fattore decisivo che risulterà semplicemente fondamentale in semifinale e nella magica finalissima. Ma ora è tempo di derby. Arriva Verona capace di eliminare nei quarti di finale i campioni in carica di Milano. Segna tutti e due i tiri liberi, Londero, 6 da recuperare, ormai poche speranze. Williams ci prova da 3 punti, non va, si lotta a rimbalzo e probabilmente è finita la partita. Marconato sbaglia, Marconato segna e si chiude quindi l'incontro. La Verona dei miracoli inguaia il cammino di semifinale della Benetton, sbancando il Palaverde in gara 1. Ci si presenta dunque a gara 2 con la pressione altissima. È la gara che può decidere la stagione, ma la Benetton con il coltello alla gola vince di misura al Pala Olimpia. Henry Williams è eccezionale nella partita dell'ex, e la grande difesa di squadra su Juzzolino, quasi annullato dopo i miracoli di gara 1, fa il resto.
esce dai blocchi, riceve palla Henry Williams, un minuto, forza Henry, vai a trovarti un fallo lì sotto, dentro Williams, in sospensione Williams, grande canestro di Henry Williams a 55 secondi dalla fine, sono 31 per i Fly, da fuori, sbaglia Keys, forse la Benetton può mettere in cassaforte il pallone, Williams, vediamo se Bullara va a commettere il quinto fallo su di lui, non lo fa, ancora i Fly, grandissimo il suo canestro, grandissimo Henry, uomo playoff. Williams con la palla, Pittis, 30 secondi, più 4, Bonora, ancora 10 per tirare. Bonora con la palla, Jerichoff aveva riacceso la speranza per Verona. Williams ha riportato le cose dalla parte di Treviso, Pittis da 3, incredibile, Riccardo Pittis, l'uomo che Verona non temeva al tiro da 3 punti, mette dentro un canestro inventato, ma un canestro di grande classe, eccolo qui Ricky, abbracciato dai suoi compagni, 7 punti. Dopo le sofferenze delle prime due partite, gara 3 è un'apoteosi trevigiana. La Benetton torna ad essere il levriero di sempre e correndo vince 104-84, anche se nel finale perde Henry Williams per un duro colpo che è anche un chiaro avvertimento. Gara 4 a Verona sarà un'altra battaglia. Infatti così è, ma la Benetton sotto nel punteggio vince in rimonta con le bombe di Nicolai e Pittis, qualificandosi per la quarta finale scudetto in 6 stagioni. Cifra, 32 secondi, Benetton 3 punti di vantaggio da conservare per centrare la finale scudetto. Bullara, vorrebbe la bomba Bullara, preferisce il tiro da 2, no, dà la palla a Keys, attenzione da 3 punti Keys, sbaglia Keys, rimbalzo Zele, no, e poi la palla deviata da Marco Natto con il dorso della mano sul fondo, dà ancora un attimo di speranza a Verona. Benetton che non riesce proprio a mettere la parola fine, a mettere la parola fine all'incontro. Ora time out, non ce ne sono più né da una parte né dall'altra e quindi c'è rimessa dal fondo per Verona, 18 secondi da giocare, con una bomba Verona pareggia, se Verona non segna è finale scudetto per la Benetton. Jerichoff da 3 punti, il danese sbaglia tutto, Keys esce dall'arco, c'è le braccia davanti, Zele sta fermo, Keys sbaglia, il rimbalzo di Jerichoff, vediamo cosa succede, fallo di Jerichoff forse. E il secondo va, grande Marco Natto, 15 punti per lui, alla sua prima esperienza nei playoff. Juzzolino va a segnare da 2, ma non serve, 6 secondi, Pittis, il recupero di Verona, disperato, il lancio per Marco Natto che tiene palla, no, vuole andare fino in fondo per schiacciare, è finita la partita ed è finale scudetto per la Benetton, missione compiuta, Benetton 83, Mash Verona 79, succede di tutto. Si parte per l'avventura della finale scudetto. L'avversaria è la Team System Bologna della premiata ditta Myers Murdoch. Una sfida che promette scintille e che infatti mantiene le previsioni, meritando di essere inserita fra le più belle di tutti i tempi. La prova di forza incredibile di Bonora e compagni in gara 1, vinta di 28 punti. Il fallo di Pittis su Vescovi a 2 decimi dalla fine sul punteggio di parità in gara 3 a Casalecchio. Le due gare di chiusura in meno di 48 ore al Palaverde. I due tiri dello scudetto sbagliati da Bologna. Tutte immagini che non dimenticheremo mai, come il rebraccia da leggenda in gara 4, con 32 punti, 12 falli subiti, un mostruoso 56 di valutazione. Il Bonora leader zoppicante nel supplementare. Il risveglio di Glenn Secunda in gara 5. I 21 punti consecutivi di Myers nel secondo tempo e poi la grande festa dello scudetto. Guardate qua, Nicolai, il passaggio dietro per Schur, il tiro da fuori di Schur, il canestro di Mark Schur, 5 punti per lui e questo è il simbolo, Mark Schur che esce dalla panchina e che domina la partita assieme ai suoi compagni di una Benetton che ha letteralmente distrutto ogni velleità e fortitudo fin dall'inizio. Marco Natto a segnare il canestro, sono 6 punti per Dennis, finisce il secondo confronto tra Benetton e Team System qui a Casalecchio. Team System batte Benetton 81-66, si prende la rivincita. 7, 6,
5, 4, 3, Murdoch, sbaglia, Vescovi, non va, fallo di Riccardo Pittis, fallo di Riccardo Pittis, fallo di Riccardo Pittis, e questo non ci sta, 3 centesimi da giocare, fallo di Riccardo Pittis, e ora Vescovi, basta che segni un tiro libero, e allora Vescovi, basta che segni un tiro libero, e questa gliel'hanno regalata, e questa gliel'hanno regalata, e questa gliel'hanno regalata. 7 secondi, 6, Myers, dentro Myers, fuori per Murdoch, il tiro di Murdoch da 3 punti, non va, si lotta a rimbalzo, Myers, la stoppata di Zele, a rimbalzo, Glenn seconda, prova a correre, la Benetton, Pittis, e non ce la fa, il tiro della disperazione, Glenn seconda, non ha aperto velocemente il contropiede e sono tempi supplementari, tutti i 7.000 del Palaverde in delirio per questa grande, grandissima gara 4 che la Benetton ha al supplementare senza Williams, con giocatori praticamente distrutti come Davide Bonora, va a trionfare, vediamo, 25 secondi, più 5 Benetton, Murdoch spara la bomba, no, ci ripensa, vuole dare palla a Myers, intanto il tempo passa, Carton da 3 punti, non va, si lotta rimbalzo, McRae, la schiacciata di McRae, 12 secondi da giocare, Conrad McRae, 12 secondi da giocare, 10, 9, più 3, più 3, e ce l'abbiamo fatta, e ce l'abbiamo fatta, il fallo su Davide Bonora, 6 secondi da giocare, attenzione, attenzione, Benetton vicina al sogno, Benetton vuoi sognare, e vediamo se nessuno ci risveglia da questo grande sogno, Davide Bonora, segna il pando, segna il pando, 83 a 79, ora non bisogna difendere, non bisogna difendere, 6 secondi, non bisogna difendere, forza ragazzi, è nostro, 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 è nostro lo scudetto, Benetton campione d'Italia, Benetton campione d'Italia.
Non è solo la città dello sport. La Ghirada si è trasformata in una città dei divertimenti, grande palcoscenico per un gruppo di atleti che hanno raggiunto un grande traguardo, lo scudetto. Ma più che atleti, in questa festa sono sembrati giovani appartenenti alla più sfrenata goliardia, lasciandosi andare a tutto ciò che è gioia, entusiasmo e follia. Comunque, tornando allo sport, rivediamoli come atleti. Hanno vinto perché sono campioni, non sono campioni perché hanno vinto. Sono giovani, non sono mai diventati prime donne e mai si sono considerati superstelle. Ma la carta vincente è soprattutto una, indiscutibile e lampante. Non vogliamo parlare solo di atleti, non solo di compagni di squadra, ma vogliamo chiamarli col loro nome, amici. È da amici infatti che hanno giocato queste durissime finali, tutti sullo stesso piano, dandosi fiducia l'uno con l'altro, incitandosi tra di loro, urlando i loro nomi, pestando i piedi per un canestro sbagliato e saltandosi addosso per una bomba dalla Dreamline. È così che i tifosi vedono i loro campioni, compagni di avventure che tra le mani portano i sogni del pubblico. E il calore è reciproco, il rapporto è necessario. È un do ut des che risponde ad una sola legge, l'amore per lo sport. Quando sono venuto qua a Treviso ho detto un sogno nel cassetto, era questo, di poter vincere il mio terzo scudetto qua nella mia città davanti al mio pubblico, come capitano anche, quindi è un sogno che davvero che diventa realtà e non ci speravo più. Ce l'ho fatta ragazzi, questo qua non me lo toglie più nessuno, basta adesso, sono l'uomo più felice della terra, lo voglio, questo lo volevo tanto per mia madre soprattutto e per mio padre che mi è stato sempre vicino, per Cristina e per tutti quelli che mi vogliono bene, che sono tanti. Adesso possiamo volare noi, dopo un anno così duro e difficile, voliamo in vacanza da qualche parte, campioni d'Italia. Ringrazio tutti i trevigiani che ci hanno sostenuto tantissimo e chiedo scusa se nella bolgia ho cercato di difendere la mia maglietta con l'unghia e con i denti, ma è un ricordo troppo importante, però a tutti quelli che la richiederanno la farò arrivare tramite la sede. Meglio così, non so io, già ho vinto tutto nella carriera, quindi cosa vuoi? Ti voglio bene a Tegonese! Bene o male per me non è importante la presenza questa volta, però festeggio per quelli che ho perso, no? Quindi sono doppiamente felice perché ne avevamo persi già due, quindi festeggio per quelli che abbiamo perso prima. Non ci credo, guarda, non lo so, è troppo bello, però ho segnato il tiro libero del più 4 e avevamo vinto lo scudetto, non ci credevo neanch'io. Per un attimo mi sono sentito da solo. Guarda, non ho parole, sto dicendo le gran cagate perché veramente non ho parole. Glenn, in italiano. Buono! Devo dire grazie a Dio per questo perché questo anno ero molto molto duro. Però io devo dire che questa squadra... In questa squadra noi abbiamo un grande cuore. Ho dato tutto il mio potere che posso dare,
Poi in questa ultima partita ero un po' scaricato, ma forse è normale. Speriamo di non arrivederci, sicuramente cerco di andare di cercare i miei sogni, ma lascio un mille ricordi bellissimo fra i tifosi, città, grande famiglia di Benetton, società, e poi i giocatori sono stati favolosi. Allora non era stato facile, non sarà mica facile, io devo andare così, vado, non so, devo proprio togliere da qui, perché sono mille ricordi, non parliamo neanche di Milano e quello che è successo prima. Io dico solo della domenica sera, è stata forse più magica serata che io mai avuto, allora voglio andare. Mi sembrava un incubo un certo momento, sembrava veramente un incubo quest'anno, non la Coppa Italia per un po' perché siamo arrivati forse impreparati nel momento, a settembre non eravamo preparati, poi la Coppa Cora così, sembrava un incubo con una squadra forte, perché l'abbiamo sempre detto, tutti sapevano che questa era una squadra forte, e non riuscire a raggiungere l'obiettivo, sembrava un incubo, invece questo incubo passato. Come si è vissuto? Non era un incubo, abbiamo visto che è una realtà. Forse il primo, non lo so, è arrivato più inaspettato, eccetera. Oggi sicuramente era più voluto questo campo, probabilmente. L'ultimo è più bello, il primo sicuramente è stato più esaltante, perché lo cercavamo da tanti anni. Sembra ancora incredibile, specialmente per chi come me non l'aveva sperimentato le emozioni del primo, quindi una grandissima gioia, certamente sono quelle gioie che sono indimenticabili nella vita di un sportiva, di un qualcuno che faccia questo tipo di lavoro. Da fuori si soffre di più, tutto un anno, una programmazione. Sono felicissimo per Gherardini, perché ha impostato la squadra, l'ha vissuto ogni giorno con grande sofferenza, è un grandissimo professionista e penso che oggi, guarda, è la persona più felice che ci sia, è lui, perché se lo merita. Sono felicissimo di essergli stato vicino, guarda. Nico. Credo anche che sia uno scudetto per questo pubblico, questo meraviglioso pubblico di Treviso che si è stretto a noi vicino quando andavamo male, e soprattutto credo che a memoria abbia vinto anche la Coppa Disciplina, ma se siamo secondi o terzi non importa, abbiamo giocato tantissime partite importanti dove un fischio, abbiamo visto, poteva cambiare la vita di 20 e più persone. Abbiamo cercato di far rendere i ragazzi per quello che sapevano dare, niente di più. Abbiamo cercato di metterli in condizioni di essere loro stessi, di superare così quei piccoli infortuni che hanno avuto e di farli dare quello che potevano dare loro. È indescrivibile, una gioia immensa. Devo dire che è stato un risultato che mi ha dato una grandissima gratificazione, una grandissima soddisfazione, perché ho visto la squadra lavorare quest'anno e crescere, e meritava sicuramente questo risultato qui. Abbiamo lavorato 2 anni per costruire questo scudetto, è veramente una grandissima soddisfazione. Penso che è l'ultimo, è sempre il più bello, però questo veramente è stato sofferto, proprio perché abbiamo veramente sofferto molto per conquistarlo, è sicuramente il più bello e quello che sicuramente ricorderemo fino alla fine. Non ci sono miracoli, nessuni miracoli, è tutto normale. Tutto normale anche vincere uno scudetto così? Sì, perché se lavora bene, quando si lavora bene, e se prende anche scudetto. Per quanto mi riguarda, tutto quello che faccio viene dal cuore. Quando sarai grande ne vincerai uno anche tu? Spero di sì. Qui a Treviso? Sì. Non so parole, bravi tutti quanti, lo ripeto ancora, bravi tutti quanti. L'abbiamo aspettato ed è arrivata, è stata una bella serie di finali. Sono contento per i ragazzi e tutti quelli che c'erano. Ragazzi, avete perso uno spettacolo incredibile.
venite al Palaverde la prossima stagione, anzi da domani, subito. Ciao ragazzi. In questo momento stai pensando a Mike e come? Penso che avrò di lavare molto del sudo la camicia che indossa, perché è straccio. Ma io devo dire, non ho parole, perché ricordavo lo scudetto del 92, ma questo mi sembra sinceramente molto più bello, anche perché l'abbiamo conquistato con dei ragazzi molto giovani, inesperti, che hanno saputo dimostrare fino in fondo il loro valore. Per una trevigiana acquisita, bolognese di nascita, cosa vuol dire questo scudetto? Vuol dire che è ancora più importante, perché sono più di 20 anni che abito a Treviso e quindi sono trevigiana a tutti gli effetti. Secondo scudetto, manca cosa significa? Terzo, che manca il terzo. Quando arriva? Presto, prestissimo. Lavoriamo per il terzo, cominciamo a lavorare per il terzo. Il secondo vuol dire che non c'è due senza tre. Basta. Allora, cominciamo a raccogliere le impressioni dei protagonisti, cominciando da Denis Barconato, la rivelazione dei playoff. Denis, vieni qua. Allora, Denis Barconato, la rivelazione dei playoff. Volevo dire, come mai non ti sei tolto il naso finto per questa finale, la quinta? Nicolai, pirla! Dai un saluto ai tifosi trevigiani che ti ascolta, dato che sei l'unico trevigiano della squadra. No! Insieme a Jeffrey! In dialetto! Un altro, insieme a Gracis! Beh, Andrea però è andato in giro per tutta Italia. In dialetto, un saluto in dialetto! Ciao Fiori e grazie mille! No, grazie mille! Grazie Fiori! Grazie Fiori! Grazie mamma di essere arrivato uno! Uno! Williams, il nostro grande leader. Dai un saluto ai tifosi trevigiani che ci ascoltano e un tuo impressione su queste finali. Parla pulito. I speak only English. No, Harry sa parlare benissimo italiano, sa tutte le parolacce che noi diciamo in spogliatoio, quindi vogliamo una intervista in italiano. Io non lo so cosa posso dire adesso. I'm very happy. Sono felicissimo. And I hope that when I go in the States that I go to Disney World. E spero di andare a Disney World negli Stati Uniti. And I hope that next year that I'm here to do the same thing. Spero di essere qua l'anno prossimo a fare la stessa cosa. E basta. Qualcuno ha detto che bisogna pagare per sentire parlare di basket. Io pretendo dei soldi per parlare di basket. Allora, a questo punto direi che potremmo lasciare ai telespettatori soltanto questa frase, che è la frase a noi più cara, a me e a Davide. Noi abbiamo seguito per tutto l'anno un motto, un detto che abbiamo riportato dalle televisioni americane. Never underestimate the heart of a champion. Mai sottovalutare il cuore di un campione. Grande! Ma cosa ti abbiamo mandato in America a fare allora, se non sei neanche in inglese? Fondamentale. Questa finale è stata una gran sudata, sì. Si suda a scopo ritardato perché l'attenzione arriva più tardi. Allora via l'Igelico. Un commento. Secondo voi dov'è la moglie di Rebracciano in questo momento? Forse! No, noi siamo tutti sicuri che sta dormendo, sicuramente sta dormendo. Non è ancora moglie, è vero, potrebbe sempre ripensarci. Allora, intanto hai vinto uno scudetto da non sposato, perché ti sposi? Perché ha vinto lo scudetto. È sempre colpa del giocatore. Innanzitutto
Basta così, dai. Meglio non rischiare. Sono un attimino sudato, eh. Finalmente dopo 4 anni in Europa, dopo il titolo di MVP del campionato vinto nel 1996, ora iFly porta a casa il suo primo scudetto. L'ha conquistato con grinta, dimostrando a tutti che cos'è la classe del gioco, la serenità e la professionalità. Zelico, già vincitore di ben 4 scudetti a Belgrado, ha intascato anche il quinto, quello che l'ha consacrato grande campione definitivamente. Ma per lui c'è un altro traguardo da raggiungere, l'Eurolega, che aveva già vinto nel 1992, quando ancora non era il fuoriclasse di adesso. Anche l'ex acciughino Riccardo Pittis ha al suo attivo 4 scudetti, ma questo vinto a Treviso dopo 4 anni di vita nella marca trevigiana è il suo primo scudetto da leader di squadra. È l'anno della maturità e 2 sono i traguardi che ha tagliato, il titolo e il matrimonio. Due anni a Treviso e già un tricolore, Davide Bonora ha così realizzato il suo sogno da bambino, militare in A1 e portare a casa questo titolo. E ora fategli strada, è il play del 2000. Primo comunitario della Benetton, Glenn Secunda è stato eletto miglior comunitario della stagione. Segreto dell'Arsenio Lupin Mike D'Antoni, che con lui ha realizzato il gioco con i 4 piccoli. È sua gara 5, 23 punti che passeranno la storia. Dopo la Corace vinta ai tempi del Messaggero, questa è la sua prima vittoria. L'aeroplano Nicolai, che lancia bombe che impietriscono gli avversari, passa con disinvoltura da sesto uomo di lusso a stella. Nato a Treviso e cresciuto in Ghirada, dopo aver vinto tutti gli scudetti con le squadre giovanili, Dennis Marconato è diventato una stella di prima grandezza. Grandiosi i suoi play-off che l'hanno consacrato campione a tutti gli effetti. Il capitano trevigiano Doc, dopo 2 scudetti vinti a Pesaro, finalmente Andrea Gracis conquista la bandiera della sua città. I suoi 37 anni ne fanno il giocatore più anziano della A1. Ma guardatelo giocare, non gli chiedereste poi la carta d'identità? Stefano Rusconi c'era anche nel 1992, testimonia del primo scudetto trevigiano. La sfortuna che l'ha accompagnato quest'anno ha lasciato solo un segno. Ha una tale grinta in corpo da disintegrare ogni avversario. Mark Schur e Jeffrey Colladon hanno avuto sulle spalle la responsabilità del prezioso ruolo del decimo uomo, quando si dice la panchina lunga. Cinque scudetti vinti da giocatore a Milano, questo è il suo primo da allenatore. Mike D'Antoni è a Treviso da 3 anni, dove ha vinto una Coppa Italia e una Coppa Europea. Ora, dopo 21 anni in Italia, torna in America a Denver. Uno scudetto come vice allenatore nel 1993 a Bologna e ora uno a Treviso. Non c'è che dire, le città del basket sono sue. Lele Molin, uomo storico a Treviso, era lui il vice di Peter Scansi nel primo scudetto del 1992. Palaverde di Treviso in ebollizione dopo il grande finale di primo tempo. Benetton sotto anche di 9 nella prima frazione di questa gara 5 che vi stiamo trasmettendo poche ore dopo il suo svolgimento su Teleregione Odeon TV. Simone Pregonese ai microfoni, poi la Benetton è risalita alla grande
fino al più 8 finale, 45-37 con un canestro fantastico di Davide Bonora. Tutti i palloni valgono doppio perché qui ci si gioca lo scudetto in questo spareggio delle finali al Palaverde di fronte a 7.000 persone. E anche la palla 2 quindi ha la sua importanza. Zelico Rebraccia vince la palla 2, poi Williams subisce un contatto durissimo da Murdoch, sbaglia e c'è il canestro in tapping di Zelico Rebraccia. È il quarto punto per Zele dopo un primo tempo dove non ha ripetuto la grandissima prova di ieri, ma Zele è lì che intimida, che dà fastidio, che mette in apprensione la difesa con la sua sola presenza perché viene costantemente raddoppiato dai difensori fortitudini. McRae sbaglia la schiacciata perché c'è Zelico Rebraccia che lo va a stoppare, non ha nemmeno coraggio di protestare McRae perché questo era un grande stoppone. Benetton in campo con Secunda, Williams, Pittis, Bonora e Rebraccia, ossia il quintetto che ha tirato la carretta per tutta la stagione. Glenn Secunda è ritornato, 12 punti per lui nel primo tempo, più di quanti ne abbia segnati nelle prime 4 gare. Grande Glenn. Williams ci prova da 3 punti, scola Benetton sopra di 10, Frosini poi in quintetto assieme a Murdoch, Myers, Filuti e McRae, lo stesso quintetto che era partito per Valerio Bianchini in questa gara senza appello. La stoppata di Williams su Carlton Myers, può correre la Benetton, Pittis a fare il playmaker, Ricky, palla per Zele, ancora Ricky. Vogliono pensarci sui trevigiani, sopra di 10, un minuto e mezzo da giocare. Rebraccia, marcato da Frosini, mette la palla per terra, lui sa muoversi con agilità in tutte le parti del campo. Bonora liberissimo da 3 punti, Davide Bonora, la palla va fuori, poi è grande Riccardo Pittis a rimbalzo d'attacco. Benetton che a differenza del solito, dove soffre molto nell'avvio dei tempi, ha iniziato con grande concentrazione e grande intensità, la parola più usata in questa stagione dai giocatori della Benetton, questa ripresa. Guido Bagatta con noi a commentare questa gara 5 di finale scudetto, mentre Pittis sbaglia il tiro libero del più 11. Guido, una Benetton che di solito all'inizio dei tempi non va bene, però ci sembra che sia entrata in campo con la giusta concentrazione. Sembra che non ci sia stato l'intervallo, da una parte una squadra che gioca, anche se qui Pittis ha fatto come all'inizio del primo tempo con i due liberi sbagliati, dall'altra una che non gioca, non capisce più niente, non riesce più a attaccare, fa fatica in difesa, non riesce a trovare gli uomini aperti. Tra l'altro Filuti che sbaglia ancora, ha fatto virgola Ruggeri, ha fatto virgola Vescovi. Una squadra non vincerà mai una partita se non ha punti dalle ali, questa è una delle poche cose certe della pallacanestro. Cammin facendo, Mike D'Antoni ha avuto ragione, ossia ha ritrovato il suo quintetto, quello che ha fatto tutta la regular season, ossia Glenn Secunda numero 4. Eh sì, con Glenn Secunda che gioca così è difficile rinunciarci. Cioè, vediamo se con questo tiro ti ha sbagliato, comunque è una presenza sul campo e la difesa avversaria si deve adeguare su di lui aprendo da qualche altra parte ovviamente. Grazie a Guido Bagatta, va a forzare ancora la Fortitudo che non riesce più a segnare. Carlton Myers ha sbagliato, ora Bonora che va via tra una selva di avversari, non ha ancora segnato un canestro la Fortitudo nella ripresa, la Benetton non ha fatto molto meglio, ha fatto 2 punti. Pittis, palla per Williams, finta il tiro da 3 punti Henry, poi lascia correre un po' di tempo sul più 10, dentro Henry, palla per Secunda, poi Pittis al tiro da fuori, Ricky, canestro importante di Riccardo Pittis, 2 punti per lui, leggermente dentro la linea dei 3 punti, ma con 14 punti Ricky è il miglior marcatore della squadra, grandissimo Pittis nella partita che vale di più, e lui non per niente è l'uomo più esperto a livello di finali insieme ad Andrea Gracci, tutta la compagine biancoverde. Murdoch a forzare, il rimbalzo incredibile di Rebraccia, Benetton a più 12, palla in mano, 16:35 da giocare, Fortitudo deve ancora segnare dopo quasi 4 minuti di gioco. Glenn Secunda non vuole tirare da 3 perché prima ha sbagliato, e Williams dice via Glenn, ci penso io, voglio mezzo campo per me, eccolo qui, dentro per il fondo, fallo di Myers, è il terzo fallo per Carlton Myers, standing ovation, palla verde da brividi, palla verde da brividi, sentirete sicuramente in sottofondo il pandemonio del Palasport trevigiano, 49-37, 16:19 da giocare, time out chiesto da Valerio Bianchini, una Benetton che sta veramente interpretando alla grande questo secondo tempo.
Flavio Vanetti del Corriere della Sera. Benetton alla grande in questo inizio di ripresa, come concentrazione e come capacità difensiva di annullare la fortitudo. Sì, doveva sicuramente alzare il ritmo della partita per cercare di incanalarla dalla sua parte, credo ci stia riuscendo. Vede una fortitudo che comincia a perdersi negli errori, nella frenesia e negli individualismi. Credo che sia il peggior sistema per arginare la sfuriata da Benetton. Luca Chiabotti della Gazzetta dello Sport, pubblico in festa, ma questa finale è ancora lunghissima. Sì, ancora lunga, anche perché come è successo nel primo tempo a campi invertiti, adesso sta sbagliando molto al tiro Bologna, ed è per questo che Treviso riesce a controllare la partita. Adesso bisogna vedere cosa succederà quando Bologna riuscirà un po' a sistemarsi in attacco. Se lì Treviso tiene, è fatta. È entrato Stefano Vidili al posto di Carton Myers, un'altra mossa a sorpresa in queste finali, che più sorprendenti veramente non si possa. Vidili che non aveva mai giocato finora, tranne qualche minuto di garbage time, di tempo spazzatura alla fine. Ora è in campo, ma lui è un uomo con molti punti nelle mani, molto veloce. Ha giocato a Torino, a Siena, quest'anno era in Spagna, poi è ritornato in Italia, ha preso della fortitudo, è entrato al posto di Carton Myers, un po' in affanno Carton. Brutto tiro di Williams, grande tapping di Ricky Pittis, un po' sfortunato, poi seconda per punire da tre punti, ed è Glenn Secunda, più 15, massimo vantaggio Benetton, il sangue irlandese. Spinge Glenn Secunda a questo grandissimo soluzione vincente. Murdoch non vale il canestro, ma non segna nemmeno Murdoch nella continuazione dell'azione. C'è il fallo di Davide Bonora, mentre la Team System, diamo un'occhiata alla situazione falli, abbiamo un attimo perso di vista. All'inizio Benetton era in grande difficoltà per due falli immediati di Marco Nato, che era in quintetto, e di Henry Williams. Ora però nessuno ha tre falli nella Benetton, di là ce ne sono quattro per Pilutti, tre per Myers, tre per Frosin. Williams a rubare palla, ancora Henry che salta sopra tutti, palla per Pittis, dentro Ricky, sbaglia, si lotta rimbalzo, c'era un fallo su Pittis mentre Pilutti butta fuori il pallone, ma lo tocca in qualche modo Glenn Secunda. Qui volano manate, botte, gioco sporco, palle perse, è anche difficile per gli arbitri raccapezzarsi in questa situazione. Rivediamo Pittis e guardate poi la sua protesta. Ricordiamo la coppia arbitrale, Colucci e Cicoria, due arbitri tra i migliori. Frosin, Murdoch, poi Pilutti, infrazione di Davide Bonora. È il secondo fallo di squadra per la Benetton, 14 e 44 da giocare. Terzo fallo per Bonora, non vuole rischiare Mike D'Antoni dopo due falli consecutivi del suo playmaker. Ieri fantastico, con una distorsione della caviglia, ha giocato zoppicante tutto il supplementare e ha condotto i suoi alla vittoria con una grande leadership, grande prova di Bonora, che gioca bene quando è sotto pressione, un supplementare fa per lui. Vediamo anche questa sera, ora c'è in campo Capitan Gracis, che ha fatto un buon lavoro nel primo tempo su Carton Myers. Pittis cerca seconda, poi Williams, 12 secondi per tirare. Dentro Henry, palla per il capitano, da tre punti Andrea, corto Andrea Gracis, leader di presenze nella storia del campionato nei playoff. Sbagliato la bomba dall'angolo, Murdoch c'è, high fly su di lui, molto in ombra Murdoch rispetto al resto di questa finale. Dangay, Pilutti, attenzione, Pilutti, si alza Pilutti e va a segno Claudio Pilutti, e con questo quintetto diciamo operaio, ossia con Vidili in campo, con Frosini, con Dangay e con Pilutti, Valerio Bianchini riesce a riportare un po' la calma nei suoi, e questa forse era infrazione di passi per Pilutti, che alza le punte dei piedi, si arrabbia il pubblico del Palaverde, che poi però ritorna concentratissimo come i suoi ragazzi sulla partita. 52 a 41, 13 e 53 da giocare. E quindi adesso con questo pubblico la Benetton ha una spinta in più. Sicuramente, grande pubblico, grande ancora difesa, anche se ancora una volta, come successo in gara 4 poi vinta, Pittis sbagliando un contropiede ha praticamente mancato
non ti dico il colpo del KO, ma quasi. In effetti poi ha il parziale di 4-0 un po' punito Treviso. Comunque il tempo è ancora tanto, ma Treviso sta giocando ancora molto ma molto meglio degli avversari. Grazie a Guido Bagatta che è qui vicino a noi per darci una mano in questa telecronaca. Partita decisiva per lo scudetto, Zeli con le braccia, 6 punti per lui, e se cresce Zele non ce n'è per nessuno. Grande Zele in campo ora insieme a Dennis Marconato, Andrea Nicolai, Andrea Grazis e Henry William. Quindi ritorna la formula dei due lunghi per Mike D'Antoni. Ma Dennis ha giocato molto bene anche questo primo tempo. Dangay va a muoversi col suo classico gancetto da dentro l'area, un semigancio vincente per Dangay, 4 punti per l'azzurro, eh sì, perché lui è stato naturalizzato quest'anno, quindi gioca con 3 americani praticamente la team system. Marconato, palla per Williams, la bomba di Henry, la bomba di High Fly, quante ne abbiamo visti in questi canestri, in questi due anni. Grande Henry, Breton a più 14, Vidili, dentro Vidili, dentro Vidili, e va a trovare il fallo, fallo per Zeli Correbraccio. Ora cerca soluzioni offensive Valerio Bianchini. Questo fallo per Zele dovrebbe essere il terzo fallo, no, viene dato a Marconato il fallo, eccolo lì, terzo fallo per Dennis Marconato che raggiunge Bonora con 3 penalità. Solo rimessa per Stefano Vidili, giocato a Torino ad inizio carriera, poi è diventato la bandiera di Siena. Eric Mardo, Gay, passi di Gay non fischiati, va dentro Gay, palla per Myers contro Andrea Gratis che gli sta veramente dando fastidio. Si avvicina Myers, si avvicina Myers, bella sospensione, bel canestro di Carlton Myers che ha trovato l'unica zona dove nessuno della Benetton potrà stopparlo. Più 12 Benetton, 12 e 18 della carta, non è ancora tempo per amministrare il vantaggio, c'è il fallo netto di Vidili su Henry Williams. Era un momento di grande imbarazzo in attacco per la Fortitudo. E Bianchini ha scelto di mettere dentro un attaccante come Vidili assieme a Myers e Mardo. Ora esce Zeli Correbraccia, di nuovo in campo Riccardo Pittis, standing ovation per Zele, quello che ha fatto ieri veramente resterà nella storia. Pittis da 3, sbaglia Ricchi, si lotta a rimbalzo, fallo di Frosini, Marconato era nettamente davanti nel taglia fuori, non abbiamo visto la trattenuta di Frosini, l'arbitro ha fischiato con sicurezza. Frosini, vedete, è lì abbattuto, non ha nemmeno protestato. Il quarto fallo per Alex Frosini. Non ti ho visto, Marconato sbilanciato. Nicolai in difficoltà, in difficoltà Andrea Nicolai con la rimessa, doveva tirargliela addosso Nick, doveva tirargliela addosso sui piedi a Vidili che però gliel'ha proprio strappata dalle mani. Più 12 Benetton, 12 minuti, attenzione, non bisogna dare il minimo sollievo alla team system che può risalire quando vuole, se comincia a crescere in alcuni due suoi giocatori, uno di questi è Eric Mardo, guardatelo lì, slalomeggia, costringe Henry Williams al terzo fallo, anche se Henry Williams sembrava il più esente da colpe in questa azione, è stato abbattuto letteralmente da Mardo, eccolo qui Mardo, attenzione Henry perché hai 3 falli, non rischiamo. Myers, il raddoppio di Pittis, il fallo di Gracis. Carlton Myers giustamente più alto di almeno 5 centimetri rispetto al capitano bianco-verde, si porta a giocare vicino a canestro per cercare di poi girarsi e saltare sopra al capitano della Benetton. Ora esce Frosini con 4 falli, in campo Conrad McRae che di falli ne ha uno solo. Dangay, il capitano per Mardok, slalomeggia Mardok, ancora Mardok dentro contro Henry Williams, grande canestro di Eric Mardok che riprende ad avere un po' in mano la confidenza della partita e riporta a meno 10 soprattutto la Fortitudo. Forza Henry, dentro Henry, Ricchi, Ricchi, palleggio d'incrocio, poi palla per Marconato, Gracis, Williams, slalomeggia, posizione frontale per lui, da lì può sparare, spara Henry, sfortunato, sfortunato Williams, palla che balla sul ferro e poi esce, e ora può rientrare sotto i 10 punti la Fortitudo, spallata di Eric Mardok, fallo in attacco
fallo in attacco per il sostituto di John Crosby e di Sale Georgevic, eccolo qui, spallata sulla difesa ortodossa di Henry Williams, che andava per la sua strada. Terzo fallo anche per Eric Murdoch, e i problemi che ieri aveva la Benetton in termini di falli oggi li paga la Fortitudo. 4 di Pilutti, 4 di Prosin, 3 di Murdoch, 3 di Myers nella Benetton, 3 per Marconato Bonora e Henry Williams. Eccolo qui, proprio lui contro Carlton Myers, grande duello. Gracias per High Fly. Vediamo se ha le energie fisiche per andare ancora a trovare soluzioni da sotto. Il tiro di Nicolai, l'errore dall'angolo. Metto anche da un paio di minuti, non trova il canestro avversario. Sempre sopra di 10 però, 10 minuti dalla fine. McRae, Pittis gli sporca il pallone. Conrad McRae non ha una tecnica individuale sopraffina. Andare a palleggiare per lui è come inoltrarsi in un ginepraio. Murdoch, sempre con i tre piccoli bianchini, senza né Vescovi né Pilutti, che hanno offerto veramente una prestazione rivedibile. Ora Myers palleggia un paio di volte. Gracias, capolavoro difensivo, bello il passaggio di Myers per Vidili, che segna un canestro importante. Meno 8 Fortitudo. Stefano Vidili alla sua prima finale scudetto in carriera, segna anche un canestro importante. 57-49, Williams dentro Henry e il canestro di Henry Williams. Vedete cosa avevo detto prima? Vediamo se Henry le ha le energie per andare in entrata, perché se lui decide di andare nessuno gli sta dietro. Henry ha rischiato e ha realizzato il canestro che riporta più 10 la Benetton. 19 punti per Henry Williams. Fallo di Andrea Gracis, che mette le mani addosso a Carlton Myers. Doppio cambio per la Benetton, esce Andrea Nicolai mentre rivediamo il fallo di Gracis, ed esce anche Marconato dentro questo bel duo, ossia Zelico e Braccia, che ha preso un po' di fiato in panchina, e con lui Glenn Secunda, decisivo nel primo tempo, 15 punti per lui. Myers, palla per Vidili, attenzione, Vidili sbaglia, si lotta a rimbalzo ed è Zelico e Braccia che viene tradito da un pallone che danza beffardamente sul ferro. Vedete lì, sbaglia il tempo Zele, poi non può far altro che deviare sul fondo. Più 10, 9-28 ed ancora la difesa. E ancora la difesa della Benetton, pubblico in delirio. E qui veramente sono brividi di emozione. Glenn Secunda ci prova da 3. Glenn Secunda. 3 volte ha colpito da 3 punti l'irlandese. Più 13 Benetton. 9-06 da giocare. Continuiamo così. Vidili, grande Glenn, poi Myers, guardate il lavoro che sta facendo su di lui, grazie. Vidili, dentro Vidili, si chiude in angolo, bello il passaggio sotto per McRae, sbaglia tutto Conrad. Poi c'è un fallo fischiato a Riccardo Pittis con la palla in mano. È il terzo fallo per Rick. E chiede scusa Mike D'Antoni. Tra un po' lo vedremo nudo in panchina, nudo alla meta Mike, alla sua terza finale scudetto in carriera. Ed ora Murdoch a segno, ingenuità trevigiana con un fallo da sotto, vediamo chi è stato, forse Pittis, le telecamere lo seguono, lui scuote la testa. Sì, Riccardo Pittis. Quarto fallo per Ricky, attenzione, manca ancora una marea di tempo, 8-41 da giocare. Ricky Pittis, due falli in un battibaleno, e a parte che la Fortitudo risale a meno 10 col gioco da 3 punti di Eric Murdoch, Ricky con 4 falli ora dovrà lasciare il posto ad Andrea Nicolai. Non si può rischiare la perdita di un uomo essenziale come Ricky. Andrea Gracis prende un po' di fiato in attacco ora la Benetton dopo i grandi sforzi difensivi. Seconda, lavora Glenn per servire il suo leader Henry Williams. 6 secondi per tirare. Secunda, palleggio d'incrocio, poi il sottomano, canestro convalidato di Glenn Secunda. C'è anche lo sfondamento, ma chi se ne importa, perché Glenn Secunda realizza il suo 17° punto. Eccolo qui. Forse lo sfondamento c'è, ma Glenn Secunda, come un cameriere, deposita la palla, il vassoio nel canestro.
64 Benetton, 52 Team System, ormai palli a raffica. Sono due tiri liberi però per Carlton Myers, perché il fallo era dopo il tiro, il fallo di sfondamento era dopo il tiro, quindi l'azione era già finita. Ora due tiri liberi per Carlton Myers sul terzo fallo di Glenn Secunda. Eccolo qui Carlton, è a lui che si aggrappano le speranze di rimonta a Fortitudo. Meno 11, 8 e 14 da giocare. Ora il dilemma, Guido, controllare la partita da Benetton oppure insistere con il ritmo frenetico di questo secondo tempo? Ma nel calcio, stavo per dire nel basket come nel calcio, secondo me quando uno controlla la partita si suicida. Anche perché la pallacanestro, a differenza di altri sport, appunto vedi il calcio, è un gioco dove puoi giocare disteso senza stare a fare melina e poi fortunatamente ci sono i 30 secondi. D'Antoni... Anche perché la Benetton è una squadra che, l'ha detto anche Mike, non deve pensare troppo. Esatto, D'Antoni è un allenatore da corsa, ha corso per tutta la sua vita da giocatore, fa giocare la squadra correndo e questa è anche una delle cose più belle di questo campionato, una squadra che ha sempre divertito oltre che vincere e quindi deve continuare a correre. Grazie a Guido Bagatta, non si può far andare dei cavalli di razza al piccolo trotto. Ed eccolo qui, a proposito di cavalli di razza, Davide Bonora, il gioiellino, Williams. Dentro sul fondo Henry, palla fuori per Nicolai, poi Myers in due tempi. La devia out, 7.47 da giocare, più 11. Bonora per Secunda, finta il tiro da tre Glenn, si gira Glenn, il tiro di Glenn, il canestro di Glenn Secunda, formato NBA, grande Glenn Secunda, 21 punti. La partita più bella, forse addirittura di tutta la sua stagione, proprio nella finale scudetto, dopo che per quattro gare era stato praticamente inesistente. Vidili, dentro Vidili, Myers da tre punti, Carlton alza la parabola e segna, grandissimo. Carlton Myers riporta meno 10 i suoi colori, 7.21 da giocare, 7.21 da giocare. Davide Bonora, forza Pando, eccolo lì, ora è Murdoch su di lui, mentre Myers è andato a marcare Glenn Secunda e Vidili si incolla letteralmente a Henry Williams. Continua con i tre piccoli bianchini. Finora però la Benetton è sempre sopra di 10. Dentro Henry, la sospensione di Highfly, grande canestro di Henry Williams che va a cercare e a trovare i punti fondamentali che rilanciano la Benetton a più 12. Sempre su Teleregione Odeon TV, finale scudetto, vi ricordo domani si commenterà questa finale su Teleregione alle 22.30 in diretta con il nostro Laghirada News. Davide Bonora, quarto fallo per Davide, attenzione, dopo Pittis anche Bonora è a quota 4 falli, 6 minuti e mezzo con Oscar e Leni, 6 minuti e mezzo ora veramente di tregenda al Palaverde, però stiamo vedendo una grande partita, Benetton avanti e di là ci provano. Sì, di là ci provano con orgoglio e meritano tutto il rispetto. Devo dire che la Benetton ha in mano tutte le carte per entrare in questo porto che è il porto dello scudetto, può solo smarrirsi se la tempesta se la tira addosso. Mi sembra che in questo momento siano lucidi abbastanza per non crearsi problemi, per non forzare le cose, quindi direi che è sulla strada buona, solo la Benetton può farsi del male. Un grande nocchiero insperato in questo porto, per arrivare a questo porto, Glenn Secunda, te lo aspettavi? Devo dire che se lo aspettavano in pochi, perché in questa finale non era mai apparso, c'era anche un cartello che lo pigliava un po' in giro, c'era Fortitudo prima, Treviso seconda, stasera ha dato una risposta da irlandese orgoglioso, direi che se lui gioca così è questo, adesso si capisce il primo posto del campionato della Benetton e stasera è stato importante, direi un uomo che ha sofferto e ha dato, altri hanno sofferto e non danno. Grazie ad Oscar e Leni, sempre salace i suoi commenti. E siamo alla fine, gara 5 di finale scudetto, un campionato vissuto in trincea e Benetton che lotta per questo titolo italiano, 68-58 è lo spareggio. Andrea Grazis è entrato perché Davide Bonora ha 4 falli e Mike lo vuole in campo alla fine, negli ultimi minuti. Glenn seconda contro Dan Gay, poi Nicolai contro Myers, duello che abbiamo visto due anni fa, pensate, nella finale della Serie A2. Nick, da tre punti Nick, a segno Andrea Nicolai che poi esplode assieme al suo palaverde. Grande Nick.
è la sua prima bomba, ma fa male, questa bomba fa male, i tifosi mimano l'ormai celeberrimo aeroplano del toscano Verace, Andrea Nicolai, dall'altra parte, grandissimo, Carlton Myers, colpo su colpo. 71 a 61, più 10, Benetton, 5:40 da giocare. Williams come un ballerino sulla linea dell'out, poi il fallo di Conrad McRae, secondo fallo per l'ex Efes Pilsen. Va in lunetta Henry Williams, viene giudicata azione di tiro questa penetrazione di Henry Williams, due tiri liberi per Henry sul più 10. 5:36 da giocare, 5:36 di passione, forza Henry, non scoraggiamoci per un errore, può succedere. 21 punti finora per lui, 22 con questo preziosissimo tiro libero, più 11, 5:30, attenzione alle bombe di Myers, Murdoch e Vidili che ora monopolizzeranno il gioco come stile della Fortitudo nei minuti finali della partita. Guardate lì Carlton Myers, incredibile, Myers in faccia ad Andrea Grazzi, no, 28 punti per lui, una serie di bombe incredibili. Benetton a più 8, Williams dentro con la mano destra che non è la sua preferita, la stoppata di McRae, Myers a correre, va dentro Myers, sbaglia ma c'è il fallo di Andrea Grazzi, terzo fallo di Andrea Grazzi, 5:07 da giocare. Guido, adesso se succede come ieri è Myers contro la Benetton in questi ultimi minuti. È un po' alla rovescia di quello che è successo ieri, io onestamente non credo, anche perché Myers sta giocando 5 minuti immensi, alla fine poi però raddoppiandolo, triplicandolo non può segnare come ha segnato adesso. È comunque la palla canestro, come dicevamo prima, una squadra non può rilassarsi, non può tenere la palla, non può pensare di aver già vinto. Una partita che uno può considerare ancora aperta. Io sinceramente, se avessi 100.000 lire, me la giocherei sulla Benetton tutte, anche a un mezzo, a un quarto, a un ottavo. Però sai, il bello del basket, soprattutto per quelli neutrali come me, che amano la pallacanestro, poi chi vince meglio, se vince chi gioca meglio, è il bello del basket, è proprio questo. Se rimanere così con il fiato, il cuore in gola fino alla fine. E il cuore in gola ce l'abbiamo dall'inizio assieme a tutti i tifosi della Benetton qui al Palaverde. Ora il ruggito di Carlton Myers, grande leone Carlton, sta vedendo che la sua squadra è in difficoltà e da solo sta cercando la rimonta, da meno 12 ora a meno 7, 1-2 però per Carlton Myers, che forse, speriamo, comincia a pagare un po' la stanchezza. Ieri ha tirato la carretta per 45 minuti, oggi sempre in campo ovviamente. Seconda Bonora, rimesso dentro dopo un minutino per evitargli problemi di falli, ricordiamo che ne ha 4 Davide, eccolo qui Davide, va dentro l'azzurro, va dentro Bonora, la stoppata di Murdoch, sbaglia il fischio Colucci, sbaglia il fischio Colucci e poi si pente e torna indietro. Comunque il fallo non c'era, ha avuto ragione Colucci, però non dovrebbero scappare i fischi agli arbitri. Vidili, tanti minuti in campo per lui. Myers continua la sua bombardata da tre punti e ora gli viene dato canestro e fallo. Carlton Myers, 4 bombe consecutive e ritorna a meno 4 la Fortitudo con Carlton Myers che sta facendo venire i brividi al Palaverde. Carlton Myers sta facendo venire i brividi al Palaverde. Lo rivediamo da una posizione un po' infelice. Secondo fallo per Nicolai che va in panchina con 3 punti. Ora in campo Bonora, Williams, Pittis, Rebraccia e seconda. E Carlton Myers riporta praticamente da solo a meno 3 la sua squadra con 4:23 da giocare. Bonora braccato da Eric Murdoch, cercano di dare il massimo. Grande orgoglio per i fortitudini. Williams dentro Henry, subisce un contatto duro e poi la palla out per Henry Williams e qui bisogna fischiare, caro Colucci, mazzate Fortitudine. Ora attenzione, Dangay commette infrazione di campo, tutta la vita Colucci è girato e allora questa è una finale scudetto, se non la arbitriamo possiamo anche fare meno di giocarla. Speriamo che gli arbitri
non perdono la bussola in questo finale. 3 punti di vantaggio, 3-51. Myers, tutto lui, sfonda Di Myers, no, viene dato fallo in difesa. Fallo in difesa, il canestro di Carlton Myers. Ma giudicate voi. A me Glenn sembrava tanto inchiodato lì. Quarto fallo per Glenn, seconda. Benetton con un punto di vantaggio. Benetton con un punto solo di vantaggio, ne aveva 12. Sembrava poter controllare la partita. E Myers riporta le cose in parità. Incredibile Carlton. Incredibile Carlton Myers. Che partita la sua. E poi dicono che è un perdente. Palla per William. Arriva il blocco di Rebrazza, tutto in piedi il Palaverde, è il momento decisivo di questa finale. Williams dentro, subisce botte, non si fischia. Myers, Myers dentro, tutto lui, Myers, ma Bonora gli dice di no, rubandogli un grande pallone. Dentro Davide, dentro Davide, il canestro di Davide Bonora, e c'è anche il fallo, e c'è anche il fallo. Grande Davide, ci voleva, questa ci voleva proprio. Grande Davide, questa ci voleva proprio. Un canestro fondamentale questo. Davide Bonora, palla persa da Myers, l'autore del recupero è proprio lui. E poi cost to cost, slalom, canestro e fallo. Di nuovo più due, di nuovo un po' di inerzia della partita dalla nostra parte, dalla parte della Benetton. Un immenso Carlton Myers ha riaperto una partita che la Benetton aveva in mano. Ma Davide Bonora dice no, la testa avanti la vogliamo mettere noi. 3 minuti e 20 da giocare, più 3 Benetton. 75-72, Eric Mardoff. Zangay, frastuono incredibile. Myers, arrivano tutti i palloni a lui. Vidili, da 3, forzatissimo, sbaglia, si lotta rimbalzo, Gay. E il fallo per... Numero 11, Zangay. È il quarto fallo, attenzione perché qui fino alla fine, replay o non replay, non si sa mai cosa venga fischiato in questa bolgia di tifo. E Zeller e Brazza pronto ai tiri liberi, 3 minuti da giocare, 2 tiri liberi con la palla che pesa come un macigno, ma non è Rebrazza che deve tirare, è Glenn seconda, 21 punti finora per lui. Sbaglia Glenn, Benetton mantiene i 3 punti di vantaggio, li vuole incrementare l'irlandese, ci riprova e va. Più 4, Benetton, 3 minuti da giocare. Allora bisogna continuare a macinare in difesa. Vidili. Myers si fa tutto il campo e dice la palla la voglio io, questa è mia. Attenzione perché da lì sa sparare anche la bomba Myers. Va dentro Myers. Gli arrivano addosso in 4 e segna nonostante tutto Carlton Myers, ma il fallo di Williams arriva prima della conclusione vincente di Carlton Myers. Quarto fallo di Williams, attenzione, 4 seconda, 4 Pittis, 4 Bonora, 4 Williams, tutto l'organico a disposizione di Mike D'Antoni, è lì con 4 falli, ma non si tirano di certo indietro gli uomini di Mike in difesa. Myers, incredibile Carlton Myers, segna solo lui e Valerio Bianchini ormai non pensa nemmeno più a fare qualcosa in panchina, a cercare qualche mossa, basta dare la palla a Myers, se ci pensa lui, paratelo lì. Meno 1 per la Fortitudo, più 1 per la Benetton, 2 minuti e 37 per decidere lo scudetto. High fly, Vidili su di lui, dentro Williams, sul vetro, sbaglia Henry Williams. Non c'è rimbalzo d'attacco, palla addirittura per andare in vantaggio per Myers, ora c'è Pittis su di lui. Pittis su di lui. Dentro Ricky, arriva l'aiuto di Rebrazza, Vidili da 3 punti, non va, rimbalzo di Zele. Ed è ancora questo doppio punticino di vantaggio, 76-74. E si entra negli ultimi 2 minuti di gioco, che partita, che emozioni. Che partita. Vale lo scudetto, siamo a 2 minuti dalla fine con la Benetton in casa sopra di 2 a 1.49.
Davide porta a spasso il pallone, 6 secondi per tirare. Buonora, dentro Davide, deve tirare da fuori la Benetton, ci prova Pittis da fuori, da tre, Riccardo Pittis, lui che da tre punti non tira quasi mai, mette la bomba del più 5, 1 minuto e mezzo da giocare, grande Ricky, 1 minuto e mezzo da giocare, più 5 Benetton, 1-23, Vidili, dentro Vidili, il fallo di Zele, buon fallo Zele, lui poteva farli, era l'unico. Terzo fallo per Zelico Rebrato, tutti gli altri ne avevano 4. 1 minuto e 20 da giocare. Ora Stefano Vidili ha 2 tiri liberi che possono mantenere vive le speranze Fortitudo. 5 punti di vantaggio, ma con Maier si là può succedere di tutto. Vidili finora solo 2 punti per lui. Il primo va a segno per l'ex senese. Ed è meno 4 Fortitudo. Benetton concentratissima. 2 su 2 per Vidili, Benetton a più 3, 1 minuto e 20, non bisogna assolutamente fare sciocchezze, lasciamo perdere più tempo possibile sul cronometro e poi segniamolo questo benedetto canestro. Henry Williams, con la palla Henry, si portano a zona i giocatori di Bianchini, ora ritorna uomo contro uomo, Williams, ultimo minuto di gioco, fallo di Vidili, sono 2 tiri liberi per Williams. Si arrabbia Vidili, terzo fallo, guardate lì, lancata, e Henry come fa a passare di là, un minuto scarso da giocare per decidere questo scudetto, 79-76, Henry, più 4 Benetton, 57 secondi, una vita, Henry Williams ancora, high fly, e dentro, più 5, sono 2 canestri di distanza, forza ragazzi, Eric Murdoch. Myers da 3, sbaglia, a rimbalzo il fallo di Rebraccia che trattiene. Attenzione, sono 5 punti di vantaggio per la Benetton, 48 secondi, scenario ancora apertissimo. Ricordiamo che ci si gioca lo scudetto in 48 secondi, incredibile. Che emozioni, e l'emozionato ora è Conrad McRae, che sbaglia il primo tiro libero. Conrad McRae si riprova, segna il secondo, Benetton ha più 4, palla in mano ora, se riesce a completare la rimessa, eccolo qui, Bonora, sfugge via, ancora Davide, palla per Rebraccia, poi Zelle addirittura in palleggio, attenzione perché ci sono i piccoli, poi Williams, 35 secondi, Henry, dentro Henry, palla fuori per Rebraccia, ancora Williams, ancora 10 secondi per tirare, arriva il fallo, 27 secondi più 4, c'è poco da dire, ora Henry Williams andrà ancora in lunetta, può portare a 2 bombe di distanza la Benetton. Ora in campo Dennis Marconato al posto di Glenn Secunda. E qui si inizia a tremare, 7000 cuori che battono per i fly e per i suoi colori. Grande Henry, più 5 Benetton, 27 secondi, ora sparerà una bomba immediata la Fortitudo. I fly, sbaglia il secondo, ma ormai non conta più. Vediamo, 25 secondi, più 5 Benetton. Murdoch spara la bomba, no, ci ripensa, vuole dare palla a Myers, intanto il tempo passa, Carton da 3 punti, non va, si lotta a rimbalzo, McRae, la schiacciata di McRae, 12 secondi da giocare, Conrad McRae, 12 secondi da giocare, 10, 9, più 3, e ce l'abbiamo fatta, il fallo su Davide Bonora, 6 secondi da giocare, attenzione, Benetton vicina al sogno, Benetton vuoi sognare e vediamo se nessuno ci risveglia da questo grande sogno. Davide Bonora segna il pando, 83-79, ora non bisogna difendere, 6 secondi, non bisogna difendere, forza ragazzi, è nostro,
È nostro lo scudetto, Benetton, campione d'Italia, Benetton, campione d'Italia, 84-82. Stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps are crawling over me and over you. Stuck together with God's glue, it's gonna get stickier. Summer, let's get up. Anni di storia del basket italiano stamattina hanno preso il volo. Destinazione le montagne del Colorado per iniziare una nuova avventura. Mike D'Antoni, una bandiera, ora sventolerà sul pennone dei Denver Nuggets, alla caccia di un posto da capo allenatore che rappresenterebbe una grande vittoria anche per il nostro bistrattato basket dello stivale. Partito da Mullens, un minuscolo paese del West Virginia, il piccolo Mike arrivò fino alla NBA con i Sacramento Kings, ma il mito dell'Arsenio Lupin del parquet era ancora di là da venire. Bisognava varcare l'oceano e Mike, ancora giovincello a 25 anni, accettò la scommessa. Il dado era tratto, anche se mai il baffo di Mullens avrebbe pensato che il biglietto di ritorno sarebbe stato staccato ben 21 anni dopo. Invece Mike, figlio e fratello di allenatori, in una famiglia in cui si è sempre vissuti a pane e basket, ha trovato a Milano la sua America. Mezzi atletici normali, per essere generosi, anche se lui dice di aver schiacciato una volta in una partita, ma un'etica professionale incredibile, una spasmodica ricerca della vittoria, un rifiuto assoluto per la sconfitta, tanta classe e un senso del gioco come mai ce ne sono stati in Italia. Questo era Mike D'Antoni, giocatore, un modello, il numero uno dell'intricata arte dei playmaker, quello che più di tutti aveva nel sangue l'istinto del killer, unito ad una tecnica cestistica da manuale. Vive il mito delle scarpette rosse con Dan Peterson, Meneghin, McAdoo, Premier, domina l'Italia e l'Europa, entrando nella storia con 5 scudetti, 5 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, 2 Coppa Italia, una Corac e anche, ormai 38enne, un posto nella nazionale quarta agli europei. Sì, perché Mike è diventato italiano grazie ai nonni di Nocera Umbra. Si è sposato in Italia con la bella Laurel, ha un figlio, Michael Junior, anche lui 3 anni fa nato nel bel paese, proprio quando Mike aveva iniziato da poco la seconda fase della carriera, quella del coach. 4 stagioni nella sua Milano, una Coppa Corac, una finale, poi il passaggio a Treviso, dove è subito stato profeta con Coppa Italia e Coppa Europea. Il primo trionfo internazionale della Benetton, la striscia di 21 gare vinte e la sfortuna con i migliori giocatori rotti nella finale scudetto con la Virtus. Poi Mike inizia l'operazione Benetton 2000, partita l'anno scorso e proseguita con lo splendido gruppo di quest'anno, capace di dominare il campionato fino all'ultima, indimenticabile finalissima. Raccontare la storia di Mike D'Antoni è come raccontare una bella fiaba per i bambini, sempre a lieto fine, sempre contraddistinta dal dolce sapore della vittoria. Ma siamo sicuri che senza il carattere stupendo di Mike, il suo pensiero positivo, la carica che è sempre riuscito ad infondere nell'ambiente, la sua capacità di farsi amare da chiunque lavorava con lui perseguendo il suo obiettivo, tutte queste vittorie non sarebbero ricordate con la gioia e l'affetto che tutto il basket italiano gli ha tributato in questo improvviso quanto legittimo addio. Anzi, come dice lui, arrivederci. Noi abbiamo vissuto l'ultimo stupendo trionfo della sua magica carriera italiana. Grazie Mike, ci mancherai e in bocca al lupo. Thank you.
con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Ancelotto, diciamo che se ne era parlato un pochino troppo, forse anche per forse l'hanno caricato un po' di responsabilità e lui ha toppato. Da un lato mi dispiace quello che è successo dopo la partita, ma è una cosa che vorrei spiegare dicendo che non era uno sfottò nei confronti dei giocatori e dell'allenatore di Roma, era semplicemente una risposta a quello che era successo all'andata, era un modo di prenderci in giro tra amici visto che lo siamo.